Eccolo qua, l'impiattamento, Zac. Le frittelle di patate dolci sono pronte. Abbiamo fatto una meravigliosa salsa allo yogurt acido. Non mi resta che dirvi solo una cosa: buon appetito e viaggiate, 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 perché se viaggiate molto, questi sono i risultati in cucina. Si fa così. Allora, parliamo di patate. Queste sono delle patate dolci americane, sono buonissime. Io con queste ci facevo pure le piante quando ero un bambino. Metti gli stuzzicadenti, li metti a bagno nell'acqua, diventano dei rami, tiro fuori dei rami. Ma a parte questo, con questa patata si possono fare veramente dei piatti eccezionali. Oggi ne facciamo una che racconta tutta una storia del profondo sud di Israele. Le trovi spessissimo in piccoli bar, in posti in strada, le mangi. Ci sono un sacco di ricette con queste patate, sono veramente super. Allora, io le ho chiaramente precedentemente tagliate a cubetti così, esattamente così, e le ho cotte a vapore. Le ho già cotte, quindi ce le ho qua. Eccolo qua. Prendo una boule, ci metto dentro le patate così, ci mettiamo dentro degli ingredienti. Allora, per prima cosa bisogna schiacciarle. Lo facciamo con un cucchiaio, quindi vanno ben cotte. Dopo che le abbiamo cotte a vapore, bisogna lasciare almeno un'oretta, un'oretta o due, perché devono veramente scolare via tutta l'acqua, tutto il vapore che hanno preso nella cottura. Devono essere asciutte e anche un po' collose, quindi le taglio tutte così, le spezzetto così piano piano. Poi dentro ci mettiamo dei cipollotti, così a crudo, pizzico di sale, ok. Mescoliamo il tutto bene. Bene, poi ci aggiungiamo un po' di olio piccante, perché a me piace un po' piccante. Così. Ci mettiamo un po' di spezie, quindi direi un po' di curcuma, così. Un po' di paprika. Facciamo andare, mescoliamo bene. Poi vediamo cosa ci possiamo mettere ancora dentro, perché lo voglio un po' speziato. Direi anche di metterci dentro un po' di noce moscata, così. Bene, allora a questo punto abbiamo l'impasto quasi pronto. Aggiungo una punta di farina, un goccio di latte. Bene, a questo punto aggiungo un uovo. Così. Ok, impasto pronto. Eccolo qua. Poi ho una padella con del burro. Prepariamo la salsa. Prendiamo dello yogurt greco. Così. Aggiungo della panna acida. Qua così, aggiungo del limone, dell'origano, della salsa di soia, così, pizzico di sale. Io metterei dentro anche dell'erba cipollina. Dell'erba cipollina ce l'ho qua, del prezzemolo, così. La salsa è pronta, andiamo a cuocere le frittelle. È un piatto veramente interessante. Poi comunque l'idea di rivisitare, rivedere magari i piatti che abbiamo mangiato, che ho mangiato anche durante i miei viaggi. È interessante perché poi comunque
prendi sempre delle idee, ti vengono in mente delle cose, quindi ti vengono anche in mente i viaggi che magari hai fatto. E io lo trovo stupendo, mi piace questa idea, rivivo mentre ricucino delle cose che ho assaggiato, magari anche riviste, rivivo comunque un passato, rivivo dei momenti belli della vita. E la cucina è anche questo, eh. Facciamo due per volta. Cose. Eccola qua, che meraviglia. Ci siamo. L'impasto delle frittelle. Pizzico di sale. Così. Qui mi piace l'idea di mettere magari un piatto colorato, verde, giallo, verde, bianco, perfetto. Io addirittura, per fare una roba anche un po' chic, si potrebbe fare così. Spalmatina di crema acida sopra, una bella scucchiaiata di caviale e ti sei portato a casa un piatto super chic con degli ingredienti, se vuoi, poveri, tranne il caviale. Metto la salsa qua e la serviamo a parte. Intanto facciamo vedere la salsa, le frittelle fatte, eccole qua, e andiamo a impiattare. Allora, per fare un impiattamento carino bisogna che ce la giochiamo bene. Allora io direi di prendere un pennello e poi spennelliamo così, anche un po' abbondante, no? Le frittelle le mettiamo così, qua, qua, qua e qua. Direi che ci siamo, carino, così. Poi mettiamo un verde pronto qua, prendiamo del nero di seppia, lo allunghiamo leggermente, così. Voilà, impiattamento, eccolo qua l'impiattamento, zac. Le frittelle di patate dolci sono pronte, abbiamo fatto una meravigliosa salsa allo yogurt acido. Non mi resta che dirvi solo una cosa, buon appetito e viaggiate, 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 perché se viaggiate molto questi sono i risultati in cucina. Buon appetito a tutti, comunque una tira l'altra.